Ben arrivati per la sessione di oggi. Facciamo un riequilibrio energetico con gli oli essenziali. Lo vorrei fare anche con magari qualche tipo di intenzione. E, gli oli essenziali ce ne sono veramente tanti, e ne ho testati veramente tanti e sono rarissimi da trovare oli essenziali che lavorano sui chakra. È pazzesca questa cosa. È un po' come se doTERRA fosse riuscita a tirare fuori l'energia pura del prodotto. È un po' come anche noi. Noi siamo tutti esseri umani, ma ci sono alcuni esseri umani che semplicemente nel sentirli parlare o nel vederli ci sentiamo ispirati, c'è un'energia che ci trasmettono di trasformazione e miglioramento. Nella stessa maniera uguale con i prodotti, perché se un prodotto ha un certo tipo di energia, nell'usarli, nel stargli vicino, cambia anche la nostra energia, proprio come quello che accade in una persona che incontriamo. Quindi questo significa che bisogna valutare il livello pranico, cioè l'energia vitale del prodotto. E con doTERRA è incredibile perché riescono a mantenere questo livello pranico molto alto. Forse per il fatto che ricercano la purezza, come l'essere umano, l'uomo che cerca la purezza, che cerca di mettere via le cose che non servono, grazie a questa purezza riesce a dare la purezza. Alla stessa maniera anche un olio che è stato fatto alla ricerca di questa purezza, riesce a purificare anche noi. Quindi c'entra veramente tanto il nostro atteggiamento che noi facciamo nei confronti della coltivazione del prodotto e nella distillazione, anche l'atteggiamento di chi lo fa. Perché noi possiamo anche fare il prodotto migliore nel mondo, ma se l'atteggiamento che è dietro è distorto, impuro, si passerebbe nel prodotto. Quindi questo è ciò che io personalmente apprezzo veramente tanto di doTERRA, doTERRA, doni della terra, proprio perché è un dono. È un dono che ci viene dato per aiutarci a noi a ritrovare la nostra natura che non è squilibrata. Noi pensiamo che, ah, ma io sono timida, io mi arrabbio, io sono triste, io tendo al tradimento, sono molto distratta. Tutte queste cose che noi ci autoimponiamo, in realtà non c'entrano assolutamente nulla con quello che siamo veramente, perché siamo sconnessi dalla nostra vera natura. Quindi quello che noi vogliamo cercare di fare con doTERRA è proprio di andare a lavorare sul cercare la nostra natura oltre tutti questi veli sporchi di illusioni, di maschere che ci abbiamo addosso. Per farlo, cominciamo proprio con il lavoro sui chakra, sull'energia. Su questa energia che viene intasata a causa di traumi di vario genere. Attimo. Che questi traumi che accadono, situazioni che accadono, e quindi l'energia dentro di noi si scombussola, ma si scombussola perché noi la lasciamo scombussolare, perché siamo troppo fragili e deboli, uno per saperci proteggere e l'altro non abbiamo abbastanza strumenti per essere distaccati. E quindi qualcuno, il padre o la madre, ci sgrida o ci controlla, ci dominano, o veniamo lasciati, veniamo trattati male, quella cosa impatta su di noi. E noi reagiamo di conseguenza, perché non abbiamo quella purezza, quell'elevazione, quello stato vitale così elevato da non riuscire da riuscire a lasciare andare. E quindi si squilibrano i centri energetici. I centri energetici si squilibrano perché il nostro atteggiamento non è ancora arrivato a quell'elevazione dove siamo distaccati. Non è un distacco di fuga, è diverso da quello di cui sto parlando. Questo è un distacco consapevole.
che tra l'altro ho fatto anche un video su YouTube chiamato Distacco Consapevole. Se voi cercate Distacco Consapevole, Cintamani, si può trovare. Proviamo allora a usare questi prodotti, che è pazzesco, perché provandolo anche sulle persone, su me stessa, si nota che nel tempo di 5 secondi, semplicemente applicando l'olio sui punti energetici, si riequilibra. Ma se noi lo facessimo con ancora più profondità e intenzione, diventerebbe ancora più profondo il lavoro. Quindi quello che vorrei fare oggi è fare questo lavoro un pochino più approfondito per veramente venerare questi oli che ci stanno dando questo dono di poter aiutarci a ritornare nella nostra natura. Però, visto che la natura, prima di essere impostata, va attuata più volte finché a un certo punto diventa il nostro stato normale. Si dice che per cambiare un'abitudine ci vuole del tempo. C'è chi dice 21 giorni, ma. E quindi il riequilibrio energetico è qualcosa che noi facciamo quotidianamente. Noi vogliamo sempre riportarci nell'attenzione, un po' come la meditazione, che la mente va da una parte all'altra. Noi la prendiamo, la riportiamo, la prendiamo, la riportiamo, la prendiamo e riportiamo. E questa azione ci potenzia. E infatti il lavoro sul riequilibrio energetico ci potenzia, ci rende forti, ci stimola un potenziale nella mente dove abbiamo proprio una intuizione diversa. Quindi, ora proviamo a utilizzare gli oli. Ce ne sono vari che ne abbiamo, di solito chi ha preso il kit dei 10 oli potete tirare fuori Frankincense e il Deep Blue, che lavorano su tutte e 7 i chakra, però potete tenere vicino a voi anche gli altri. Invece altri oli che a me piace particolarmente da usare, perché lavorano su tutti i chakra e hanno una grande potenza. Io spesso vi do anche la tabella, no? Con tutti gli oli e chakra. Io spero che ve la siete stampate, ce l'avete da qualche parte, in modo da imparare anche a usare altri tipi di oli per lo stesso lavoro. Quindi, per esempio, il geranio, molto molto efficace e potente, lo uso soprattutto quando voglio armonizzare i miei centri energetici con dolcezza. Quindi io voglio portare quell'elemento di dolcezza all'interno del mio riequilibrio. Il tea tree, anche se non lavora su tutti e 7 chakra, mi dà invece quella sensazione di togliere via la negatività, quindi un detox dei chakra che mi faccio per rimuovere un po' di energie negative, e quindi il mio equilibrio viene da questo detox. Poi, per esempio, se uso il Copaiba, che infatti è, mi sa che sono rimaste 3 gocce, e a parte che il Copaiba è uno di quei pochi oli che lavora sul chakra dell'ombelico. Non terzo, l'ombelico, molto mistico come olio. E il Copaiba è molto denso, una resina, ha la funzione un po' di protezione del chakra. Quindi io voglio proteggere il chakra, lo riequilibrio proteggendolo. Quindi vedete come ognuno ha una funzione un po' diversa. E tra l'altro, se non avete ancora fatto il corso sugli oli esoterici mistici, fatelo, perché abbiamo fatto un lavoro veramente bello. L'abbiamo organizzato in ebook con tutti i link che si connettono con il video su cui noi parliamo degli effetti mistici sugli oli essenziali. È un lavoro, ragazzi, interiore che è pazzesco, veramente, veramente bello. Quindi adesso io vi sto dando qualche cosina qua e là, ma ci sono tante altre caratteristiche. Se io invece usassi il Zen Gest, per esempio, per lavorare sul mio riequilibrio energetico, lo faccio con un intento di metabolizzare le cose che mi sono successe, che sono avvenute, per lasciarle andare. Ma non solo. Metabolizzare significa che io prendo forza da quelle cose e divento più forte.
Come il cibo. Se io lo metabolizzo, mi nutro e divento più forte. Alla stessa maniera succedono delle cose nella mia vita e meno male che succedono, perché se le so digerire, divento più forte. Quindi Zengest ci aiuta in quel processo per aiutarci proprio a digerire e lasciare andare. Ma non lavora, ci si pensa. Poi, Frankincense lavora su tutte e sette, è di elevazione. Quindi voglio far elevare i miei chakra. Elevare non è male, perché è con l'elevazione che io ritrovo il distacco. Questo è uno dei miei preferiti, l'abete siberiano. Che a livello anche di esoterismo, c'è un sacco di cose. E questo dà quel senso di radicamento, di nutrimento, di sostegno ai nostri chakra. Pensate che bello, il cuore che si sente radicato, la voce che si sente radicata, la mente che si sente radicata. Non è male. Quindi poi ce ne sono, vabbè, c'è il cipresso che, wow, è fantastico perché va a lavorare su nodi karmici o della genealogia o delle vite passate o di maledizioni, che a volte siamo lì che lavoriamo su un qualcosa e non riusciamo a sviscerarlo perché c'è un nodo karmico. Quindi abbiamo bisogno di lavorare in un'altra maniera. Di andare a lavorare in maniera un po' più mistica, un po' più profonda, e il cipresso verrebbe fuori come soluzione migliore. E uno allora dice: ma come faccio a sapere che olio usare, giusto? Uno, come scegliere l'olio? Chiudo gli occhi, vado in meditazione e mi butto. Può essere un modo. Oppure lo faccio con il pendolo, lo faccio con un test kinesiologico, che chi ancora non ha il corso del pendolo ma è iscritto con me, sapete che se fate un ordine da 200 punti vi viene in omaggio. Invece con il corso della kinesiologia, se fate un ordine da 300 punti, che potete ovviamente suddividerlo, vi viene regalato, sono strumenti fondamentali, uno per imparare a guardarsi i chakra, due per guardare i chakra dei prodotti, e imparare anche a sapere quale prodotto usare. Qual è quello migliore? Tac. Io personalmente capisco un sacco di cose, dico quale devo usare questo? Guardo l'olio e dico, cavolo, è proprio vero, c'ho bisogno di questo in questo momento. Quindi, se non lo sapete, non importa, tenetevi davanti gli oli che avete e cominciamo il nostro percorso. Anava, scusa, Sì, tesoro. Kananga può avere lo Kananga. stesso effetto del geranio? Kananga lavora su tutti e sette i chakra e Sì. lavora anche sui sblocchi, cioè è capace di sbloccare i chakra. Non di Wow. riequilibrare, sbloccare, è molto potente Kananga. È talmente potente che io non lo uso mai perché ho paura di usarlo, perché è troppo prezioso per me. E poi non si trova. Ok, Bene. grazie. Allora, prendiamoci, magari vogliamo usarne uno solo oppure ne vogliamo usare per ogni chakra qualcosa di diverso. Ok? Quindi scegliamo per il primo chakra quello che vorremmo usare. Mettiamo una goccina sulla mano. Lo annusiamo. E ripetiamo la frase nella mente. Ovviamente se siete uomo lo fate in maschile, se siete donna in femminile, se siete qualcos'altro fatelo nel vostro linguaggio. Io sono equilibrata. Mi sento stabile.
La terra mi sostiene e mi nutre. Mi sento al sicuro. Attiro abbondanza economica nella mia vita. Mi sento bene nel mio corpo. Sono in equilibrio nel mio primo chakra. E ora notiamo il colore rosso che entra dentro di noi fino al perineo e ce lo massaggiamo quindi con le mani sotto i piedi. Teniamo le mani e recitiamo il Bija Mantra. Lam, colore rosso, visualizzando il rosso. Lo facciamo 3 volte, inspiriamo. Lam. Ora passiamo al prossimo chakra che è nel basso ventre e vediamo quale olio vogliamo usare. Magari anche un bel ylang ylang, jasmine, clary sage, perfetti per il secondo chakra. Io invece userò un cipresso perché so che mi porto cose da tante altre vite per questo. E lo annusiamo. Ovviamente state sempre attenti agli occhi, non toccatevi gli occhi. Sentite l'aroma che entra nel secondo chakra, nel basso ventre, subito sotto l'ombelico. E ripetiamo la frase portandola dentro proprio con l'aroma. Io controllo e gestisco le mie emozioni. Vivo la mia sessualità con consapevolezza e sacralità. Io valgo. Io sono soddisfatta. Vivo la mia vita con piacere e gusto. Lascio andare il senso di colpa, mi sento leggera. E andiamo a massaggiarci a contatto con la pelle nel basso ventre. E ci teniamo le mani e recitiamo il mantra VAM, colore arancione. 3 volte inspiriamo. VAM.
Notiamo il colore arancione splendente. E ora lasciamo andare le mani per prendere un altro olio. Gli agrumi sono molto adatti per il terzo chakra, oppure anche un bel Zen gesto che spesso è proprio lì che tratteniamo tanta roba. Però tra quelli che ho detto, vedete voi. Tra una e due gocce, non importa esagerare. Quindi annusiamo. E ripetiamo la frase portandola proprio nel plesso solare. Io digerisco e lascio andare ciò che non mi serve. Sono piena di energia fisica. Sono determinata. Ho una grande volontà. Sono piena di autostima. Sono umile e forte. Termino quello che comincio. Sono disciplinata. Sono organizzata. Sono responsabile. Sono in equilibrio nel mio terzo chakra. Eci. Massaggiamo nel plesso solare. Teniamo le mani o dentro o fuori, come volete. E recitiamo il mantra Ram 3 volte. Inspiriamo. Giallo. Ram. Ram. Notiamo il colore giallo luminoso nella pancia. E ora scegliamo un altro olio che è per il cuore. Quindi magari abbiamo della negatività, quindi un tea tree potrebbe essere adatto, ma anche tutti i fiori, anche gli agrumi ci danno proprio quell'apertura di cuore, ma sentite voi quello che volete usare. Jasmine, l'anghilang, la rosa. Black pepper? Mi piace, sì. È molto interessante a volte notare perché ci esce fuori un olio e l'altro, eh? Poi mi piace analizzare la cosa. Se in realtà, non so se avete mai seguito la mia meditazione sul dialogo con l'olio essenziale, sarebbe bello usare il black pepper e chiedergli, dimmi cosa mi vuoi dire? Magari un giorno fatela anche quella. Bene,
Annusiamo. Immaginiamo la fragranza che entra nel centro del petto, nel chakra del cuore. E ripetiamo la frase. Il mio cuore è pieno di amore. Sono piena di gioia. Merito di amare e di essere amata. Sto bene nella solitudine e in compagnia. Conosco i miei confini. Perdono con facilità. Il mio cuore è brillante e potente. Il mio chakra del cuore è in equilibrio. E ce lo massaggiamo. Lo senti presso? Benissimo, appoggiamo le mani sulla chakra del cuore e recitiamo il Bija Mantra Yam. Colore verde, inspiriamo. Yam. Visualizziamo il colore verde luminoso nel petto. E usiamo ora un olio per il chakra della gola. Non lamenta se siete alla sera come noi, invece se siete durante il giorno è perfetto. Un agrume potrebbe essere perfetto, ma non sotto la luce diretta. Vedete voi qual è la funzione che volete attivare per la gola. A me piace avere gli oli che lavorano su tutte e sette chakra, proprio perché così li conosco, però anche quelli specifici sono speciali. Respiriamo. Immaginiamo che entra nel chakra della gola. Io comunico con chiarezza. La mia voce è potente. La mia voce è penetrante nel cuore degli altri. Mi esprimo con naturalezza e spontaneità. Io so ascoltare e sono contenta di ascoltare. Sono in armonia con il ritmo. So seguire il ritmo. Sono me stessa. Vado oltre le maschere e sono me stessa.
e ce lo massaggiamo in tutto il collo, davanti, dietro. Teniamo le mani attorno al collo e il mantra Om azzurro. Notiamo l'azzurro che si apre e si espande. E scegliamo un altro olio. Per il sesto chakra è super adatto Cedarwood, Vetiver, la lavanda, Serenity, l'abete siberiano, ma anche il frankincense, la mirra. Sentite quello che volete usare. Buonasera. Notiamo l'aroma che arriva sulla fronte, come se la espandesse. Allora ripetiamo, la mia mente si espande. Controllo e gestisco i miei pensieri. La mia mente è potente. Ho una buona intuizione. Ho chiarezza sul mio futuro. Ho una buona energia mentale. La mia fede è attiva e forte. Dormo serenamente e mi ricarico. Il mio sesto chakra è in equilibrio. E ce lo massaggiamo su tutta la fronte fino alle tempie, stando attenti agli occhi, ovviamente se l'olio va negli occhi non lavatevi con l'acqua ma con l'olio di cocco o di oliva e mettiamo le mani lateralmente coprendo comunque la parte della fronte. Viola, om, inspiriamo. Notiamo il viola splendente che si apre nella fronte. E ci apriamo per un nuovo olio.
settimo è eccezionale, frankincense, ma anche il deep blue, il vetiver, la mirra, l'abete siberiano, anche il copaiba, Neshama se ce l'avete. Sono tutti oli di grande elevazione, ma anche clarisage, la salvia. Lo annusiamo e immaginiamo che arriva sul capo. Colore bianco, luminoso. Io sono positiva e attraggo positività. Io sono saggia e attraggo saggezza. Sono alla ricerca del mio vero sentiero spirituale. Sono pronta ad abbandonarmi al divino, a questa energia cosmica universale, meravigliosa. Se invece avete un nome, potete dire il nome del divino. Io sono pronta ad abbandonarmi a Krishna. Sono distaccata dalle cose materiali inutili. Sono pronta a riconnettermi con la mia anima. Sono pronta a riscoprire la mia purezza. Il mio settimo chakra è in equilibrio. E ce lo massaggiamo sul capo, proprio sulla fontanella. E poi teniamo le mani sopra. E recitiamo il Maha Mantra. Un mantra che è definito come il grande Maha perché include tutti i mantra. Se non lo sapete, lo ascoltate e sentite la vibrazione che entra sulla testa, colore bianco. Inspiriamo. Krishna, Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Rama,
Krishna, 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 Krishna. Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, 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 mettiamo il bianco luminoso. Lasciamo andare le mani. E ora usiamo l'ultimo olio.
chakra dell'ombelico. Usiamo il Copaiba oppure Juniper Berry Deep Blue. E quando io dico che gli altri oli lavorano su tutti, intendo i sette, non anche l'ombelico. Perché l'ombelico è un po' più particolare. Quindi se non ce l'avete, mi date il dito. Perché deve entrare nell'ombelico. Quindi metterlo sulla mano, direi. Anzi, datemi anche la mano, così ve lo sfregate anche. Allora, intanto quello che avete sul dito ve lo mettete già dentro l'ombelico. Bel cerchio. E poi ci prendiamo e lo annusiamo. Immaginando l'aroma che entra nell'ombelico e ripetiamo le frasi. Io sono in equilibrio nel mio chakra dell'ombelico. Sono connessa con la mia bambina interiore. Io sono in grado di nutrirmi, non solo di cibo, ma della guarigione. Lascio andare i nodi karmici delle mie vite passate. Lascio andare i nodi karmici della mia genealogia. Imparo dai miei traumi infantili, sono più forte. I miei cinque strati dell'essere sono connessi. E ora appoggiamo le mani sul chakra dell'ombelico e di nuovo reciteremo il Maha Mantra, immaginando che entra dentro l'ombelico col colore oro. Inspiriamo. Rama, Krishna, 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 Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama, a questo punto uniamo le mani davanti al petto. E ci ringraziamo per il tempo che abbiamo concesso a questa pratica. Con gli occhi chiusi, notiamo la differenza di come ci sentiamo rispetto a prima.
Immaginiamo come sarebbe la nostra vita se potessimo fare questo tutti i giorni. Anzi, se lo facessimo alla mattina prima di cominciare la giornata e alla sera quando vogliamo ricaricarci da tutto quello che è successo. Proviamo a immaginare come sarebbe la nostra vita e se ne vale la pena di investire del tempo per una pratica del genere a livello quotidiano. Uniamo le mani e grazie. Grazie. Chi ovviamente ancora non è iscritto, potete iscrivervi con me o con qualcuno della mia squadra, così posso diventare la vostra consulente di benessere e di riferimento. Sono felice di potervi seguire in questo cammino di guarigione, di trasformazione, di potenziamento, quindi possiamo seguire un percorso insieme. E se avete voglia, potete iscrivervi con me. E se siete già iscritti, contattatemi per fare un percorso. E questo video potete farlo tutte le volte che volete. Quindi grazie a tutti quelli che mi hanno ascoltato.